Guglielmo Santiello, a termine della presentazione ufficiale dell'Open 2018 qui al Circo della Musica Ita. Allora, la conferenza stampa, gli utenti l'hanno già vista, ma parliamo a sommi capi di quello che succederà a breve qui al Circo della Musica Ita. Allora, innanzitutto quest'anno, dopo due anni di grandi successi, abbiamo voluto fare un salto di qualità. Il salto di qualità equivaleva nel entrare nel tour professionistico del tennis che conta. E quindi quest'anno Gaeta è entrata all'interno di questo World Tour ITF, che è dotato di montepremi di 15 e 25 mila dollari. Noi offriremo un montepremi di 15 mila dollari. E qui a Gaeta giocheranno i giovani giocatori che aspirano a diventare i campioni del domani. Siamo contentissimi di essere riusciti ad entrare in questo grande circuito mondiale. Gaeta rappresenterà l'Italia dal 23 giugno al 1 luglio e quindi ci aspettiamo di vedere un tennis di altissimo livello. Si giocherà un tabellone maschile sia di singolare che di doppio. Un peccato, parlavate durante la conferenza stampa del fatto del quarto campo che mancherà, no? Sì, ad oggi purtroppo non siamo riusciti a completare i lavori del quarto campo, però insomma possiamo riuscire a trovare delle soluzioni e quindi ci stiamo lavorando in questo momento con il supervisor del torneo e quindi vediamo cosa succede. Però siamo pronti, abbiamo potenziato l'impianto di illuminazione, quindi molti dei match si giocheranno anche in notturna e quindi saremo contenti di ospitare le numerose persone che arriveranno qui a Gaeta. Ci attendiamo per l'intera manifestazione circa 5.000 partecipanti. La qualità quindi è alta? La qualità è altissima, immaginiamo che il numero uno del tabellone sarà intorno alla 300-400 posizione, ma soprattutto quello che dicevo in precedenza è che anche nelle qualificazioni che si disputeranno il 23 e 24 di giugno abbiamo giocatori che hanno già punti della classifica mondiale, quindi ci sarà un livello altissimo che Gaeta ha mai visto fino adesso, ma soprattutto riusciremo a coronare quel sogno che abbiamo avuto negli ultimi anni. Unica cosa giustamente appunto è cercare di migliorare sempre di più anno per anno, no? Certo, assolutamente. Noi con la Federazione Internazionale quest'anno, quando ci siamo presentati, abbiamo presentato la nostra candidatura attraverso la Federazione Italiana Tennis, abbiamo presentato un progetto e il progetto era un progetto di crescita, era il progetto della realizzazione del quarto campo, era il progetto anche di crescita del Montepremi. Ora manterremo le nostre promesse, realizzeremo un grande torneo e soprattutto l'anno prossimo punteremo ancora di più a salire nel torneo, nel Montepremi e nell'ospitalità. Quest'anno tra l'altro poi il Montepremi è bello alto, quindi voglio dire i giocatori che arriveranno in finale si daranno battaglie per prendere comunque giustamente questo premio. Assolutamente, ma una delle cose fondamentali soprattutto in questi tornei che consentono poi l'accesso ai tornei maggiori sono i punti. Infatti il torneo di Gaeta per il vincitore assegnerà 18 punti nella classifica ATP. Questo vuol dire soprattutto scalare le posizioni e poter accedere a tabelloni più importanti che ci sono nel World Tour professionistico. L'unica cosa dobbiamo chiedere a questo comune di cercare di potenziare questo circolo tennis. Ma sicuramente lavoreremo insieme con loro per trovare una soluzione, perché il tennis è qualcosa che in questi ultimi anni sta dimostrando di dare grandi soddisfazioni alla città di Gaeta, stiamo dimostrando appunto di portare grandi flussi di massa, portiamo il turismo non solo durante il periodo estivo ma anche durante il periodo invernale. Non ricordiamoci appunto, ricordiamo anche che il circolo tennis svolge più funzioni, quindi non solo quella dal punto di vista del tennis ma anche dal punto di vista sociale, e nel novembre scorso abbiamo ospitato per 3 mesi anche noi la manifestazione dedicata alle luminarie, dove qui all'interno del circolo abbiamo avuto degli stand dove c'erano appunto delle donne, delle signore che avevano perso il lavoro e che hanno avuto qui nel circolo tennis un'opportunità di rimettersi in gioco creando appunto con la loro manualità delle opere fatte in casa. Quindi noi su questo stiamo lavorando sempre di più, perché il circolo tennis è di tutti ed è socialità di Gaeta. Visibilità per tutti, insomma. Assolutamente, qui c'è una visibilità per tutti, ma soprattutto vogliamo continuare a crescere e lo vogliamo fare insieme alla città di Gaeta. Bocca al lupo. Crepi, grazie.